Di giudicare le cose al tempo giusto e quanto è giusto. E di prendere le decisioni. Delle decisioni. In questo caso il leone quale decisione avrebbe preso? Che non doveva mai succedere questa cosa e che la classe doveva essere pulita. Quindi aveva bisogno delle regole. Delle regole. È con questa storia, il leone generatore di soluzioni, che la classe seconda dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Marciano della Chiana si è classificata seconda al concorso nazionale Siamo Tutti Capitano, un progetto rivolto alle scuole primarie dell'infanzia, volto alla prevenzione del fenomeno del bullismo, insegnando ai bambini attraverso un percorso pedagogico ad esprimere le proprie emozioni in modo chiaro ed assertivo. Molto spesso per loro è tutto un gioco, anche il fatto magari di prendersi un po' in giro, tra virgolette, per loro fa parte del loro modo di giocare. E invece con questo lavoro hanno capito che non sempre si gioca, molte volte bisogna anche preoccuparsi, ascoltare e legarsi anche magari a quel bambino che ci può sembrare molto diverso da noi, ma che in realtà è un bambino come noi. Io credo che si cerchi di prevenire un po' questi eventuali episodi di bullismo. A sostegno dei più piccoli, per aiutarli a riconoscere e comunicare i propri stati d'animo, 10 simpatici supereroi con i loro superpoteri relazionali. I 10 superpoteri che sono stati attribuiti a degli animali. Ognuno di questi animaletti possiede un superpotere che è un atteggiamento positivo, diciamo, e loro si sono riconosciuti, ognuno di loro in uno di questi animali, e ogni volta che succedeva un inconveniente oppure un piccolo battibecco cercavano di risolverlo attraverso l'utilizzo di questi superpoteri. E ci hanno insegnato che tutti siamo uguali, non c'è nessuno diverso dall'altro. Cercando di capire quello perché è successa quella cosa.